Questo è il vuoto, se non macellare, che vedete qua. Questo è il vuoto. Tra qui e qui c'è pochissimo ozono, cioè l'impianto non ci sta. Allora che faccio? Mi invento una tecnica dove metto 1, 2, 3, 4 impianti qua davanti. Il coniglietto. In realtà noi abbiamo i denti fino a qua. Vedete, il giudizio è qua. Qua non c'è, me l'ha tagliato in 3D, ma in realtà qua abbiamo altro osso. Allora vado a mettere un impianto qui. L'impianto è questo, allora. Poi me lo fate riavere nella scatoletta. Lo potete aprire. Allora, quello in Italia non so quanto lo prendo. Una mascella, per esempio, lo prendo di questi. 1200 euro. Questo è il posto. Ah, arriva. Senza io. 1200. Quello è un impianto dentale. Non è capita, no? La metto qua dietro, lo metto. Queste sono le viti premi. Non è quello che ho fatto. Il zigomatico è uguale, come questo, solo che invece di metterlo qua o qua, si mette qua. E poi c'è un braccetto che lo unisce lì. Ma è sempre così. Com'è qua? Questo prima c'è quello. Quello in Italia lo, non so quando lo vendono. Questo è quello che ci mette. Costo di produzione. Io sono stato alle fabbriche, ma non ho detto quanto costa produrre. Non quanto lo paga il dentista. Quanto lo paga il dentista? Ma 10 euro. Chi ci azzecca dice una bicca. 25 euro. No, lei dice 25 euro un impianto dentale, produrlo alla fabbrica. Tolto anche le tasse, ancora non ha pagato le tasse. Il costo di produzione. Ma qui è il mondo. E poi il costo è sempre quello, alla fine, perché le barre di titanio arrivano tutto dalla stessa costa. Lui dice 10 euro. 15 euro. 30. No. 7,50. 7,50. 5 euro. 5 euro. No, allora, supponiamo. Supponiamo. 1,20 euro. Si prende in barre lunghe 4 metri. Ok, voi immaginate una barra lunga così 4 metri. Sono flessibili, l'ho tenuto in mano. Lunghe 4 metri. Nel mondo. Ma voi immaginate quanto era lungo. Qualcosa è sempre quello. Centimetro e 20. Il massimo che arrivano è 18 mm, ma sono quelli. C'è un macchinario che le fresa e taglia. Non ci sono le persone, proprio sono macchine che le fresa. Ti è presente lo schermo arancione? Allora, però aspetta, non è finito il mio, perché è scorretto dire che l'impianto costa 7 euro. Perché noi alla produzione sono 7 euro, poi cosa c'è? Allora, 7 euro in produzione. Poi cosa c'è? Cosa c'è? La distribuzione. Sotto distribuzione sì, e arriva circa può arrivare che ne sia 5 euro più 7 però poi cosa c'è sotto ho vinto o no l'impianto io allora io sono vendita tieni la dentista quando arriva. Dipende dal paese nazionale. Poi cosa c'è dopo? La produzione sono 7 euro. 7 euro di
Aspetta, qua può anche variare, perché io posso venderlo al dentista, oppure lo posso vendere a delle catene, che poi lo vendono ai dentisti. Il prezzo finale sta sul 400. Paziente. Andiamo c'è il paziente. Poi cosa c'è? Paziente, più stato. La mano che può essere con o senza fattura, va separato. Ok, allora qua lo stato se ne è preso una parte, qua se ne prende un'altra parte e qua se ne prende un'altra parte. Lo stato più se ne prende una parte il dentista, una parte se la prende la distribuzione, una parte solo in materia prima. E più cosa c'è? C'è anche il margine di chi deve fare la produzione, e dentro c'è anche il margine, più c'è il margine anche del dentista. Questo è quello che succede nel mondo a tutti i livelli. Ma se anche il genitore, se io sono andato direttamente da lui, non sono andato dal manager che conosce quell'altro che poi gestisce quello, se no mi diventava e ce lo fa gratis. Ha detto gratis, ce lo fa gratis, se no mi arriva a 10 mi fa il deal. Mi veniva quello che io posso fare e andare a cercare dei materiali direttamente da chi li produce, andare a cercare direttamente i cervelli, metterli insieme e farli lavorare su qualcosa di innovativo in un paese detassato che ci hanno voglia di fare. Comunque il giocatore di Serie A, il giocatore di Serie B, vogliono andare in Serie A, quelli sono migliori. Noi siamo tutti giocatori di Serie B. Sempre. Io se vedo che uno già arriva dal manager e sempre gente già reali sotto i piedi, che per 1500 euro viene e lavora da Londra qua quando ne prendeva 4.000, perché se vuoi fare sviluppo, certo, non è che ti soldi prendono, stiamo scrivendo la storia. Io posso fare? E questo, quindi vi ho fatto toccare, e secondo voi onesto, 7 euro per questa vitina? Se la riprendi, toccala. Che c'è di materiale? Cioè, se poi tieni conto che chi le fabbrica deve pagare le certificazioni ogni anno. E sono 1000 euro per mantenere le certificazioni. Le conoscete? L'Italia è il paese delle certificazioni. Però alla fine i materiali sono di costo, se tu vai a vedere curarsi costerebbe 1500 euro. Quando io mi rompi la gamba e mi arrivo a noi un gesso come quello, ero in Paesi Bassi, Olanda, 1000 euro mi era arrivato in fattura. Un gesso 1000 euro, perché era abituato in Sardegna che c'è un gesso di materia di materiale, che secondo voi è onesto? Ma in effetti lì cos'è che c'è di materiale? C'è di materiale. È il sistema che c'è dietro che lo fa salire il prezzo. Si tratta di mettersi a tavola e dire prendiamoci che c'è di materiale, e 7 euro lo principale se arriva a 40 subito per un passaggio si pagheranno le tasse, però è molto. Però alla fine il discorso è che qua intanto non dovrebbero essere tassate, questi sono dispositivi medici che non dovreste tassare, tutto ciò che è salute non dovrebbe essere tassato. Un gesso come quello che produce è lì che bisogna togliere, e soprattutto se dirlo, però se io tolgo la tassazione, se io tolgo il produttore, perché la produzione me lo fa lo Stato può avere una fabbrica di queste vitine che distribuisce in tutte le province, in tutte le aste di queste vitine, si può fare domani, quanto c'è il prodotto interno lordo in Italia? Fabbrica di piani sono dai 3 ai 5 milioni prima della magistratura. Se tu togli che fa lei la produzione delle banche, poi c'è il dipartimento che li fresa e poi c'è la distribuzione e sentasse perché sono stati che non lo chiede, questo che è l'intermediario
e vai direttamente al paziente nell'ASL, distribuzione ASL. E lì che bisogna togliere. Soprattutto il paziente gli racconta, lo fanno per le zucchine, può fare per gli imbrigati. Se io poi... io dico che... Vedi che metti 16 impianti, lo fa lo Stato, lo Stato può avere... Gli ha pagate già come tasse, gli ha pagate. Che il dentista ne paghi i giovani invece che i disoccupati che se ne mangiano, metti lì con uno stipendio statale a lavorare a mettere impianti, come in Brasile a 23.000 hanno già messo 5.000 impianti. So anche più pratici, poi ti anche medicinali. La produzione della banca, poi invece che apri e gli trema la mano perché non li ha mai fatte quelle chirurgie. Quindi capisci che è anche pericoloso andare dal chirurgo plastico del naso. Mi farei operare molto più in Brasile, dove a 19 anni iniziano a fare chirurgia. A fare pratica? Certo, pratica batte grammatica. Per le gambe, però. Pratica batte grammatica. Questi devono essere i campi di arruolamento e di allenamento dei chirurghi. Le ASL, ma se le ASL invece sono, invece che luogo di fornitura del servizio, la gente che paga le tasse, luogo invece di distribuzione di biglietti da visita di studi privati, capisci che il sistema ASL allora va distrutto, eliminano, perché quello non è il pubblico, è conflitto di interessi, c'è un nome proprio per quello, chi sta dentro al pubblico per ottenere un vantaggio, è proprio un... Quindi capisci che sollevato, il giorno dopo fai conflitto di interessi. Non è conflitto di interessi, c'è proprio quando uno dà i biglietti da visita dentro al pubblico, quello non può essere fatto per legge, ma se fatti gli visti che andavo la mattina a fare i tirocini e cioè, tutti i giorni questo è interessato molto hanno tutti gli ambulatori privati invece per questo succede a tutti i livelli, non solo nelle ASL, nel pubblico, succede a tutti i livelli. In tutti i settori. In tutti i settori. O si lucra al dettaglio in questa maniera qua e si crea un reato, ed è un reato questo. Oppure se un intelligente dice ma perché devo andare a raccogliere il pizzo porta a porta? Faccio il sistema e dove arrivano i faccetti qua, ok, facciamo una grande opera, e non è di donazione, ciò che rimane qua, tanto è importante girare i bigliettini, sì, ok, c'è la lista attesa, meglio, così vengono stati. Ma non è in Italia questo. Dottore, a suo avviso, perché questo livello di prezzi che ha dato la mattole di sicurezza? Lei ha parlato del cartello ieri quando parlavamo. È un motivo storico. La domanda è perché nell'est Europa è così basso? Perché è un motivo storico, sono due storie differenti in est Europa dall'Italia o dalla Germania o la Francia. Hanno storie diverse. Quindi fa anche la preferenza dalle scuole primarie. Tu tieni conto che il dentista non c'è più, perché devo andare che c'era il medico di famiglia. E il dentista nasce più o meno nel periodo della ricostruzione. Una grande opera. Il momento in cui iniziano a arrivare un sacco di soldi, dove non c'è una legge sul ricavo eccessivo, chiunque poteva su un pezzo riprenderlo da 5 anni. Non c'era una legge che lo prevedeva. La gente ritrovandosi tanti soldi in mano, a un certo punto tutto è lievitato. Tutto è lievitato e anche in maniera esponenziale. Mentre in risposta che c'è stata tanta povertà, ma non sono arrivati di sopra, in genere il ricavo che si fa è dal 10 al 20%. Se tu fai un ricarico troppo elevato, come per esempio i dentisti, non c'avevi certi studi, era vuoto lo studio, allora c'è il visto. Se tu vai in Italia a chiedere anche in Italia un idraulico, penso che lo paga 5 euro, quanto te lo vendo? Però è legale fare quel ricarico, qua non c'è la cultura del ricarico. Dove non c'è un ricarico. È una questione sociale, di momento storico in cui sono arrivati sotto, quando poi il medico ha iniziato a arricchirsi con la figura da medico dentista. Poi c'è stata l'università che è separata e è diventato odontoiatra, ma il dentista non è una figura vista in Italia come il medico, perché era una figura accessoria. Il dentista in più era inizialmente il cavadenti, poi ponte, capsule, stai facendo trattamenti di estetica. Non era una figura medica di necessità primaria, era vuoto lo dentista, è sempre, è arrivato dopo, è una figura che è nata dopo, quindi è una figura a pagamento.
quanto se lo vende. Chi nasce poi dopo, però nella seconda generazione, dopo la ricostruzione, quando non c'è una figura al pagamento. Neanche medica, visto un po' così, tant'è che li combattono per prendere le vene e fare il IRS, per esempio gli astrini. Sono delle figure borderline, però a pagamento, possono essere a pagamento perché non è di salute primaria. Quindi tu mi chiedi perché si nasce il mercato, la competizione dovrebbe portare a passare. Quando io ora parlo di diritto umano alla salute, ecco che è un libro che è presente in Sardegna, li lasci tutti spiazzati, perché li faccio riflettere su un altro campo. Quando loro vanno e combattono in televisione oppure fanno i talk show sui giornali, criticano il turismo all'estero, costa troppo poco, allora è strano. Come costa troppo poco è strano, sei tu l'unico che sei nato in un paese dove la sanità era, anzi lì a zero non è costa troppo poco, sei nato gli altri star medico ti chiedeva i soldi quando veniva a casa. Ok, a vedere come stavi, andavi, c'era il ticket basso, però allora quello è strano, perché c'è il ticket quanto è 5 euro, ma allora non è una qualità. Però se è il dentista, allora lì ci sono queste tesi che servono per mantenere la coscienza. Quando io ora parlo di diritto umano, quella che la figura dentista deve essere privata, qualità fa rima con prezzo, per mantenere anche il titolo, la cravatta di Stato, a giustificare il prezzo quando loro vanno, ti mettono in sudditanza con i titoli, con le cattedre, con i cartelli fuori che sembrano in ottone, come se fosse alla fine è un teatro. Ma non detiene che comunque il turismo, tra virgolette, vuoi spacciare fuori dall'Italia per cosa si detta e portare a votare tutti i dentisti? Non li porterà a questo, no, li porterà a comparsi, alla fine passerà il mio messaggio e diventerà di moda. Perché il dentista deve essere gratis, allora quello è strano. Perché io ti sto portando, non è quanto costa, se costa troppo poco. Infatti io passo indietro e chiedo, ma deve essere a pagamento. Ci sono queste tesi. E lì vado su un altro terreno di battaglia. E chi è che li vedono, la vedono male? Sto facendo una domanda banale, io ti sto chiedendo, io non ti sto dicendo che daremo Italia costa poco oppure Italia costa troppo, i low cost sono sbagliati, io ti sto chiedendo, il medico e il dentista dovrebbero avere un listino prezzi e quindi avere un tarifario sulla malattia? Oppure dovresti pagarlo, dottore, sì che sto bene, se mi avete smetto di pagarti. È un conflitto di interessi sulla malattia. La domanda mia è, il medico dovrebbe avere un listino prezzi? Alla fine passerà, o questo genera un conflitto di interessi dove conviene un paziente malato? Perché io ti sto portando, non è quanto costa, se costa troppo poco. Il boomerang, dove si inizierà a aprire la fazione di chi inizierà a fare la politica non per lo stipendio, perché magari vuole portare delle proposte nuove. Io sto facendo una domanda. Ci sono alcune figure che non